Carta di alluminio, un altro acquisto che ho fatto per fare il video, poi dopo dovrò buttare via tutto. Ma come buttarlo via? La carta di alluminio si usa dappertutto, è comodissima, è fantastica, come fai a farne a meno? Hai mai letto attaccato alla scatolina? È fantastico come attaccato alle scatole delle volte ci siano delle scritte che nessuno legge, nessuno sa che ci sono. Andiamo a leggere. Avvertenze. Vedi? Avvertenza. Evitare il contatto con alimenti fortemente acidi, esempio aceto, succo di limone, pomodoro, eccetera, o fortemente salati. Non utilizzare il foglio di alluminio per coprire cibi umidi contenuti in recipienti o piatti da portata in metallo, acciaio, argento. Che strane indicazioni, ma perché? Chissà come mai si sono inventati di scrivere questa cosa qua. Ma forse c'era spazio sulla confezione, non sapevano cosa mettere qua, invece che mettere un disegnino hanno messo delle avvertenze così. No, caro mio, queste avvertenze sono obbligatorie perché quello che abbiamo qua all'interno è un foglio di carta, non è cellulosa, è alluminio. L'alluminio è un metallo pesante che può essere estremamente pericoloso, dannoso, tossico per il tuo organismo, soprattutto per il tuo cervello. Ma andiamo nel merito. L'avvertenza ci dice che dobbiamo evitare il contatto con alimenti fortemente acidi o fortemente salati. Perché? Forse perché a contatto con alimenti acidi e alimenti salati l'alluminio migra all'interno del cibo? Potrebbe essere. Quindi, quando tu usi questa fantastica pellicola alluminio da mettere sulla pizza, per esempio, la pizza ha il pomodoro. Quando andrai a mangiare quel pezzo di pizza, mangerai pizza all'alluminio. Buona! Nell'avvertenza troviamo anche scritto non utilizzare il foglio di alluminio per coprire cibi umidi contenuti in recipienti o piatti da portata in metallo. Chissà perché. Forse perché a contatto con il metallo si avvia una reazione chimica per cui l'alluminio migra negli alimenti? Esatto! 100 punti! Quindi pensaci un attimino, pensa a tutte le volte che usi questa fantastica carta d'alluminio che non puoi farne a meno. Pensa a quante volte vai contro queste due avvertenze, quante volte metti l'alluminio sopra il tegame prima di mettere il tegame in frigo con dentro il sugo di pomodoro. Pensa a quante volte metti questo intorno a un gnocchino, a una merendina, magari salata. Quando magari metti questo sopra al limone, ho tagliato il limone a metà, lo incartoccio bene. Utilizzo fantastico col pesce, il pesce al cartoccio, facciamo il pesce al cartoccio, mi raccomando metti tanto limone perché è più buono, eh? Così sa anche un pochino d'alluminio. Naturalmente la stessa avvertenza vale anche per tutte quelle padelle usa e getta in alluminio che sono onnipresenti in ogni casa che tutti utilizzano. Lo so, questa volta ti ho sconvolto, però le cose stanno così.